raga, buongiorno. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto quindi il festino chill a Dubino, ecco. Festino chill. Non mi ricordo molto di quella serata, ma mi ricordo che c'erano delle ragazze che mi avevano invitato domenica a pranzo alla residenza Isonzo, che è una delle residenze Bocconi. Allora, dovremmo essere qua, questa è la residenza Isonzo. Non ci sono mai stato, c'è sempre una prima volta. Allora, non ti farò nessuna domanda cosa fumano gli studenti Bocconi in percentuale. Ti chiederò: what do you think students in Bocconi smoke in percentage? E iniziamo così il video. Per me 70% IQOS, 20% sigarette, 10% drummini chill, proprio quelli là, sottilini. Chillissimi, no, ok, grazie chill. Della risposta. Abbiamo con noi Sebastiano che parteciperà al video. Al video tour in Isonzo, first edition, Dario Torrisi. Minchia, 11 piani di ascensore. E ora vedi la tower. La tower? Minchia, pure l'aria condizionata chill. Ma è scioccante! Cioè lì siete a Bocconi? Quella è la SDA, sì. Quella è la SDA. Ci abbiamo City Life. No, quella sì è City Life. Sì. Palazzo Velasca. Lì c'è lo Skyliner, che chill. No, bellissimo, assurdo. È chill. Dio, Gabriele, guarda. È chill. Oh, aspetta, presto stiamo registrando qua. Stiamo facendo il contenuto. Allora, stavamo dicendo, intanto questa è la casetta, adesso guarda, la vediamo. Vediamo che stai preparando. Guarda, un bel sughetto, un ragù fatto bene. Ma oggi mi sono svegliato tipo con le vibes pranzo dalla nonna, capito? Io non mangio. Guarda, è pranzo. Questa abbiamo, ci abbiamo vino che beveva la regina Elisabetta. Mi dico prosecchietto perché ragazzi. Prosecchietto. Ma dai. Vabbè, ma siete troppo gentili. Che bello. Grazie, grazie. Ma che malo palconcino. È bellissimo. Con la pistola, tu immagina che questo qua un giorno ci sarà qualcosa, perché è tutto in costruzione. I miei fan saranno contenti di vederti per il tuo grande successo riscontrato nel video della Welcome Week. Ma e il tuo inglese malcheronico. Nome? Ilinka, ragazzi. Ilinka, così abbiamo un mi nome. Mi trovate a BM, volete cercare. BM, ragazzi. Adesso tutti mi scrivono a BM, no? Poi abbiamo nome? Solinga. Ok. Solima. Allora, niente, raga, sta arrivando il suo ragazzo, quindi non vi scrivete a BM, non ha senso, è presura. Cleam, ci. Anzi, Clea, no, ancora più chill. A noi, al nostro danzettino chill. Dove la sparo? Abbiamo... A Dario Torrisi. A Dario. Bellissimo. Se non cucinate da fuori sede è come, non lo so, tipo andare a Ibiza da minorenni. Una favola. Allora, Monfrero è un poco appanzato, si dice in Sicilia. Le donne oggi hanno cucinato bene, ci hanno fatto antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, contorno, tutto. Quindi raga, stiamo morendo, di giorno che siamo io e Dario che stiamo... No, infatti adesso andiamo a guardarci la Formula 1 così, è chill, che pistolino. Però qui è chill, puoi dire appanzamento, chill. Allora, Monfrero abbiamo digerito. Siamo pronti? Va bene. Finiamo il tour della casa, anche se l'abbiamo già vista. Comunque balcon chill, bellissimo. Balcon chill, bellissimo. Niente, dobbiamo comprare noi le straio. Davvero? Belle, belle. Minchia, bagno. Ma è molto più bello di quello di Dubini. Vai, capito. No, bellissimo. Cioè, questo sa più di casa moderna. Cameretta hype. Cameretta hype con due scrivanie, ragazzi. Che cazzo di gusto. Ma poi questo colore qui, bellissimo. No, mi piace che è tipo più moderna rispetto a Dubini. C'ha no, più ma una... vuoi sapere? Hai visto sta roba? Hai vista questa? Sì, io a casa mia non ce l'ho. Ma che... Vabbè, tu stai nel ghetto. Io sono curioso del ghetto. Adesso spiegheremo la cosa del ghetto. Perché Isonzo è diviso in due parti. C'ha la torre, che è questa qua, e poi c'ha il ghetto, che è dove sta lei. Esatto. Edifici, c'è la torre tutta lussuosa, con un hotel di 5 stelle. Okay, e poi c'è qui il ghetto. Che oddio, non è così terribile, però andiamo a vederlo pure. Sono curioso. Beh, comunque è figa. Poi vediamo la vista. Aspetta. Sulle gru. Figata. Lì c'è il mio S lunga. Forse vedi il mio balconcino. Non lo vedi per pochissimo. Cioè, alla torre gli appartamenti sono come a Dubini, no? Feriti vino? Posso dire, dai. Eccolo. E guardate che quei tavoli lì stanno pure a Dubini. Col prato, lì ti metti a studiare. Però qua è più chill, posso dire. Andiamo là. Quello là è messo un po' troppo chill. Qui entra a vedere il ping pong dove passiamo. Il ping pong c'è pure a Dubini. Ma io trovo delle similitudini tra Dubini e Isonzo. Secondo me sì. C'è anche il calcetto. È finita. Allora, abbiamo vinto la partita a calcetto. Un applauso.
Bonita. E io e il mio passato da ludopatico abbiamo pensato, molto passato. La parte più bella è il ghetto. La parte più bella è il ghetto, ma poi minchia suona bene, cioè proprio. Perché poi per ogni piano, tipo io sono al secondo piano e dici, dove sei? Sono al secondo ghetto, cioè capito che... Cos'è questa o lo studio? Sì. Minchia depressione. No, beh, questa è poco utilizzata praticamente. Minchia depressione. Qui siamo nel ghetto. E questa è una cucina in comune. Siamo condivisa da circa 15-20 persone. Minchia, ma come fa a cucinare 20 persone? Ma la cucina hanno paura. Ecco, tipo io non ce la farei, io mi devo fare il porridge chill la mattina, cioè immagina arrivare qua ogni mattina, dai. C'è quell'aria misteriosa. C'è quell'aria di ghetto, secondo me qui c'è anche lo spaccino del ghetto, no. Può essere. Secondo me. Rispetto alle altre, diciamo, speciale è quel balcone, l'unica camera con il balcone, l'unica camera del piano con il balcone. Mica, lusso, con la vista sulla circonvallazione. Allora aspetta, però balcon chill vista sulla circonvallazione. È meno chill perché secondo me c'è casino. Vabbè, a livello estetico è tranquillo. Vabbè, molto minimo. È minimo, sì. E la tua è uguale a questa? Più o meno. Che più cambia? O meno. Io ho anche gli strappali, ho tre strappali belli grandi. Vabbè, poi vediamo pure la tua. Certo. Si può vedere? Si può vedere. Allora, eccoci al ghetto 2. Secondo ghetto. Non stai ritardo, ci sono i tre, scherzo. Possiamo. Dai, c'è luce. Oh, allora, luce c'è. La lavagna c'è, il marker. No, neanche è vero. Che è il marker? Pennarello. Il pennarello, quei vestiti che fanno qui. Perché questa qua, e tu stai qua a studi e vedi intanto tutta quella magnificenza lontano. È disordinata? Allora, vedrete. Ah, è da due, cioè c'è una casa qui, la stanza esatto, qui, qua c'è una stanza, lì c'è e qua c'è il bagno. E il bagno condiviso. Certo, perché effettivamente se non metti la cucina è piccola, la casa diventa piccola se non c'è la cucina. Vabbè, comunque, questa è la cassetta d'uva che mi hai detto. Cassetta d'uva che ho comprato pensando fosse da un chilo, ed era da 5. Ok. Forse, sì. Ah, qua devo fare un po' di luce magari. Cosa? Vedi? Il letto è fatto però. Specchietto da ragazza dell'IKEA. Ma il frigo bar tu non ce l'hai, non c'è. Avete il frigo bar? Ma che scherzo! Vabbè dai, non hanno la cucina ma hanno il frigo bar. Usare dei macelli della cassaforte. Ah sì, che io qua c'ho la cassaforte. Ok, questa c'è in tutte le residenze. Sì, esatto. Non si apriva più, mettevo il mio codice, non si apriva. Sono stata un po' disperata qua, avevo le mie cose, non avevo accesso alle mie cose. Alla fine era questione di batterie. Il tipo vi dice qua. Dice B4AI. Sono le batterie. Sono le batterie. Cos'è che ti stava dicendo? B4AI o I o A, una roba così, non aveva nessun senso. Invece di open mi rigavi. B4AI significa batterie. È ovvio. Oddio, è vero. Batterie era. Ok, abbiamo la recensione finale della residenza di Sonso. Te la metto a livello di Rubini. Okay. È molto simile, ci sta. È ci. Raga, avevo dimenticato di fare l'outro. Vabbè, comunque se volete una serie su tutte le residenze Bocconi, basta che lo chiediate, sarà fatto. Mi servono semplicemente delle cavie per fare i tour, quindi offritevi anche per fare le cavie. E basta, noi ci vediamo domani con un nuovo Daily Vlog scioccante. Брат, кто легенда, кто чемпион, кто гангстер?